Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video su RC Man Italia. Oggi andremo a parlare di un argomento abbastanza particolare, di nicchia, soprattutto per quanto riguarda gli scaler, ma non per l'1 autopista oppure per il touring 1-10, ed è la barra antirollio. A cosa serve intanto la barra antirollio? Come dice la parola, a limitare il rollio dei nostri ponti. Nel touring 1-10 e nell'1 autopista viene ampiamente utilizzata, ci sono diversi diametri, diverse tipologie di pensiero, chi la usa, chi non la usa, il perché e il per come. Negli scaler, sinceramente, pochissima gente, o quasi veramente nessuna, va a utilizzare questa modifica, che secondo me è veramente valida. È la classica modifica poca spesa, tanta resa. E qual è? Praticamente noi andremo a installare questa barra, questo tondino, che ci sono diversi diametri, sul nostro posteriore. E voi mi direte, perché l'è montata al posteriore e non all'anteriore? E perché ho voluto fare questa modifica? Ho voluto fare questa modifica perché quando con lo scaler andiamo ad arrampicarci su una salita veramente ripida, quindi sopra i 50 gradi, il nostro mezzo incomincia a essere instabile per colpa dell'effetto del torque twist. In parole povere, cos'è il torque twist? È la potenza del motore, quindi la coppia che viene trasmessa a tutti gli ingranaggi, quindi dal nostro gearbox agli alberi di trasmissione e di conseguenza ai nostri ponti. Nel mio modello, o anche in altri, ma in altri accade la cosa inversa, quando siamo in salita, la ruota destra del ponte anteriore tende ad alzarsi. Qui c'è la nostra rampa, fa questo effetto, quindi tende ad alzarsi. E di conseguenza il mezzo in salita si sbilancia, perché se io sono in salita e la mia ruota fa questo garbo, di conseguenza la macchina perde stabilità, grip, e di conseguenza non riesco a salire. E allora mi sono detto, devo trovare un sistema per far tenere le ruote anteriori attaccate alla roccia piuttosto che a un pannello. Poi più avanti vi faccio vedere anche la salita con la barra e senza barra. Allora, prendendo spunto dal mio touring, ho detto mettiamola anche noi. Ecco perché la sono andata ad installare sul ponte posteriore, per ovvie motivazioni, perché quando il nostro modello va in salita, tutto il carico viene scaricato sul ponte posteriore. Di conseguenza fa l'effetto ballerino. Adesso si muove poco perché ovviamente la barra sta funzionando. Adesso andiamo a vedere come sono andate ad installare questa barra e poi dopo andiamo alla prova pratica. Ok, per quanto riguarda l'installazione, bisogna prendersi degli Uniball, prendere questo Uniball col foro passante. Io questo qua me lo sono fatto fare su misura perché questo tondino ha un diametro da 3,10 mm e quelli dei Touring sono più piccoli, di conseguenza non ci passava. Quindi due per lato, due e dall'altra parte due. Lo sono andato a fissare all'attacco dell'ammortizzatore. Infatti mi sono inventato, diciamo, mi sono costruito una vite più lunga in ottone, perché sennò quella classica ovviamente non va bene. Dopodiché prendiamo il nostro tondino e andiamo a fare la nostra piega. La barra va posizionata sul posteriore della macchina e non verso l'interno. Dopodiché sono andato a realizzarmi questi due cavallotti con questo piccolo scasso, in modo tale che stringendo queste viti vai più o meno a fermare la rotazione della barra. Chiaramente la barra deve un pochino muoversi, perché ovviamente deve fare il suo movimento, ma bisogna anche evitare che si muova lateralmente. Di conseguenza, tramite un tondino, l'ho forato al centro, ho fatto questo piccolo foro per mettere il grano. Ovviamente ho maschiato anche questo l'alloggio per il grano,
e sono andato a mettergli questi fine corsa. Chiaramente bisogna centrarla il più possibile, prendete le misure con un punto di riferimento in modo tale che lei abbia questo giochino e non di più, perché sennò ovviamente lei non può lavorare. Di conseguenza il risultato finale è questo. Come vedete il ponte scende in parallelo, non si storge più, quindi non fa più il twist, o meglio lo fa ma relativamente. Di conseguenza quando noi andremo in salita la macchina risulterà più stabile, al contrario del ponte anteriore che è nudo e crudo via come mamma l'ha fatto. Come possiamo constatare, io premendo sul lato sinistro la parte di sinistra scende, la parte di destra sale, però non scende in piano, al contrario del posteriore. Questo è l'effetto della barra anti-rollio. Chiaramente c'è anche il difetto che perdiamo un pochino di twist. Dopo vi metterò due foto con la barra inserita quanto twista la macchina e senza barra inserita quanto twista la macchina. Non vi andate anche a preoccupare del discorso, ok, ho la barra, mi vado a indurire anche l'ammortizzatore. Sni, nel senso, finché lavorano così non c'è alcun tipo di problema. Quando vanno nel laterale, chiaramente loro rallenteranno per ovvie ragioni. Quando noi andiamo a fare la barra, il tondino ovviamente è un tondino dritto. Per mettere questi, non devo starvela a dire, perché ovviamente prima vanno inseriti e dopodiché gli si dà la piega, perché sennò non possono passare. E niente, questo è il risultato finale come viene. Chiaramente fate le vostre modifiche del caso, in modo tale che la barra, ora questo qui lo devo anche tagliare fin troppo lungo, però sono ancora a sperimentarla. Altra cosa da non sottovalutare: quando noi andiamo a mettere questi uniball, ovviamente vanno messi nella solita posizione, quindi vanno messi in modo speculare, ma se noi andiamo a spostarli più avanti o più indietro la barra andrà a irrigidirsi o leggermente più allentarsi. Questa diciamo è una posizione neutra che onestamente mi ci trovo bene, non ho alcun problema e io la lascerò così. Quando noi andremo a fare dei percorsi dove avremo bisogno di più twist, non facciamo altro che svitare questo grano, tutto diventerà più libero e noi riavremo il nostro massimo twist. Quando noi andiamo a prendere il nostro tondino, che lo andiamo a piegare, bisogna stare attenti che una volta che lo siamo andati a piegare, che quando andiamo a mettere sul piano, le due punte non siano una più alta e una più bassa, ma devono essere in piano, quindi noi premendo le punte, se toccano perfettamente ovviamente anche con il di dietro della barra, quindi dell'angolo 90 gradi, se è tutto in piano abbiamo piegato la barra per bene. Se invece una delle due punte risultasse più in alto o più in basso, non facciamo altro un attimino che dargli un po' di pressione, non troppa, il giusto, in modo tale che le due punte siano dritte. Allora, che ci crediate o meno, prima metterò una foto per far vedere che fa veramente i 90 gradi. Questa salita ad oggi è a 49 gradi, diamogli uno scarto, 50 gradi. La macchina è stock, a parte l'elettronica, ma alla fine come pesi, cerchi in alluminio, il bumper sì, in ottone col suo vericello, però bene o male alla fine è stock, con barra sganciata, primo test.
secondo test con angolazione a 52 gradi. Ok, come vi dicevo prima, mi si alza questa ruota, quindi la ruota di destra. Questo è colpa del torque twist. In questo punto, come vedete, la macchina perde stabilità, non si riesce più a comandarla, perde grip perché comunque sia una ruota alzata, quindi grip a zero. Questa di qua basta niente, perde il grip, tutto va a scaricare sul posteriore. Ovviamente sto usando una batteria piccola, una 1800, ovviamente Lipo 3S, mi sono dimenticato di dirlo nel primo test. Niente, non sarà fatto. A 52 gradi o 53 o 51, giudicate voi, purtroppo abbiamo il fenomeno del torque twist. Adesso andiamo a montare la barra e vediamo il risultato. Ok ragazzi, barra montata, solita salita, 52 gradi, facciamo il test. Come potete vedere, apparentemente o anche effettivamente, il torque twist è stato tolto. Adesso la barra è stata montata come l'avete vista fino a prima, giudicate voi. Adesso saliamo sui 55, vediamo 57, insomma, vediamo quanto riesce a salire. Allora, già che ci siamo, adesso è impostata a 55 gradi, vediamo se ci riesce, ma secondo me ho dei dubbi. Infatti, no, lento lento, niente ragazzi, a 55 non ci riesce, proprio per una questione di grip e di peso più che altro. Allora, giusto per farvelo vedere, nonostante lei non riuscirebbe a salire, il torque twist anche in questo caso è stato eliminato, perché bene o male la ruota anteriore destra rimane attaccata alla superficie e ovviamente anche la sinistra. Quindi test superato ampiamente. Adesso, già che ci siamo, proviamo a togliere la scocca, perché la distribuzione dei pesi è veramente fondamentale, quindi vediamo senza scocca in Lexan se riusciamo a salire. Se avessi messo la scocca in ABS, chiaramente, essendo molto più pesante di quella in Lexan, saremmo arrivati a 52 gradi, proprio perché in questo caso la macchina è stock, non ha optional in ottone piuttosto che in ferro, ma alla fine è così, cioè come mamma l'ha fatta fondamentalmente. Quindi vediamo senza scocca. Ok, sempre a 55 senza scocca, vediamo. E ok, a 55 gradi riusciamo tranquillamente a salire. Come vedete, batteria sul posteriore. L'ideale sarebbe metterla sull'anteriore, ma ovviamente non ho più posto e ahimè ho dovuto metterla qua. Poi vabbè, ho 3000 cavi, cavetti per il discorso delle luci per la scocca in ABS, quindi non è proprio adatta. Però cosa importante, che riusciamo a decidere noi dove vogliamo andare.
che prima non potevamo. Ok ragazzi, ultimo test a 57 gradi, vediamo se sale, chiaramente senza scocca. Ok, il grip non c'è. Ci riesce? Oh! E dai! No! Riproviamo. Come mazzo. Sì. Dai, 57 riusciamo. No. Provandoci di ignoranza. Niente ragazzi, massimo 57 gradi. Sul canale uscirà una trilogia di video intitolati Test Stress, dove vabbè andrò ovviamente a testare anche in malo modo la meccanica della macchina. Non ho avuto rotture, quindi test superato. Per tutti quelli che vanno a dire ma l'axle non è robusto, si rompono i ponti e tutte ste segmentali che secondo me sono inutili. Certo, perché se la prendete, la buttate giù da un burrone, non è fatto per fare quello. Comunque, nel primo video vedrete la macchina senza la barra antirollio, di conseguenza vi farete un'idea di come si muoverà, e negli altri due video la barra sarà attiva, perché secondo me è veramente importante, ci dà quel qualcosa di più che senza di essa determinati passaggi non sarei riuscito a fare. Il famoso tondino è fatto di acciaio armonico, che si può trovare in qualsiasi negozio di modellismo, comunque sia lascerò tutti i link in descrizione. Io sono partito con le misure da 1,5, da 1,8, da 2, per poi arrivare alla conclusione di montargli la 3,10 mm, perché il mio modello pesa sui 4,5 kg, poco scocca in ABS 5, poi con altri optional che sono andato a prendere, che li vedrete in un futuro video, arriverà anche a 5 kg e qualcosa, di conseguenza serve della forza, ma questa cosa qua non è obbligatoria, cioè in base al vostro modello, in base alle vostre considerazioni farete le vostre prove. Io vi ho dato una linea, quindi una linea guida. Queste barre vengono impiegate prevalentemente nell'uso degli aerei, perché vengono messe dentro alle ali per la loro torsione. Se avete dubbi o perplessità, scrivetemi pure qua sotto in descrizione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel like al video, e noi ci vedremo come sempre in un prossimo video.